Ciao a tutti ragazzi, bentrovati dal vostro professor Vince. Come di consueto, con l'uscita di una nuova espansione, andiamo a effettuare un unboxing per vedere un po' cosa questa espansione contiene. Il set che andiamo a vedere oggi è la nuova espansione Sole e Luna Eclissi Cosmica. È l'ultima della serie Sole e Luna, ma non perdiamo altro tempo. Oggi apriamo un boxettino sfida strategica, quello che usate comunemente per fare i tornei sealed, quali magari pre-release. Dentro questo pacchettino trovate, lo apriamo, io ho già tolto la plastica per comodità, trovate dei consigli per la costruzione del mazzo, un pacchettino di carte contenente la promo ed altre carte utili alla costruzione del mazzo, ok? Una comoda scatola dove riporre tutto, ovviamente, e quattro bustine della nuova espansione. Come funziona un torneo pre-release? Voi ricevete questo, che è il vostro kit, con queste quattro buste, più questa confezione con altre carte dentro, più la promo, dovete costruire un mazzo di 40 carte esatte. Le energie vi vengono date a parte dall'organizzazione, diciamo, del torneo. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo ad aprire le nostre bustine. Partiamo dalla nostra busta di carte dove c'è la promo. Allora, qui c'è un codice, se ve lo volete segnare, io ve lo lascio lì così. E poi abbiamo la promo, in questo caso Entei. Delle supporter molto utili, come Tattica di Blu, Lilia e Pattinatrice. Pattinatrice è una carta nuova. Dice, scarta una delle carte che hai in mano, se lo fai pesca due carte. Se la carta scartata è un'energia, ne peschi altre due, molto carina. La classica comunicazione Pokémon, che ci serve per switchare un Pokémon dalla nostra mano a un altro Pokémon all'interno del mazzo. E poi questo qua è il pacchettino con Emboar. Emboar molto forte, dice quando giochi questo Pokémon dalla tua mano per far evolvere uno dei tuoi Pokémon durante il tuo turno, puoi guardare le prime 8 carte del tuo mazzo e assegnare a piacimento un qualsiasi numero di energie base presenti tra esse ai tuoi Pokémon, dopodiché rimischia. Quindi andrete a costruire per il pre-release un mazzo con prevalenza di energie, cioè pochi Pokémon, quelli che servono per attaccare in sintesi, e molte molte energie, in modo da non sprecare troppe carte. Cioè, se girate le prime 8 e le prime 8 sono energie, fortunati, insomma. Energia pesca, altra carta nuova. Dice, fornisce energia incolore quando la assegni ad un Pokémon peschi una carta. Ospitalità di Erika, già vista, molto molto carina. Vi fa pescare una carta per ogni Pokémon sul campo avversario. La potete usare solo se avete 4 carte in mano oltre a questa, 4 o meno. Rina, carta nuova, dice puoi giocare questa carta solo se un Pokémon è stato messo KO durante l'ultimo turno del tuo avversario. Cerca nel tuo mazzo una carta allenatore, una carta energia base e una carta Pokémon e mostrali al tuo avversario, aggiungi alle carte che hai in mano, rimescola. Poi, altra comunicazione Pokémon e una base di Piplup, Primplup e Empoleon. Empoleon con un'energia incolore ha l'attacco che si chiama Memoria, che dice che può usare uno degli attacchi delle sue evoluzioni precedenti. Solitamente si usa quello di Piplup, cioè è quello che ho visto molto usare, perché praticamente fa 80 danni e se il Pokémon difensore è un Pokémon base non può ritirarsi. O tuffo diretto di Primplup, che dice infliggi 100 danni a uno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario, però scarta tutte le carte che questo Pokémon ha assegnate. Quindi se lo usate con Primplup ne scartate 3, se invece l'attacco lo usate con Empoleon con Memoria costa una sola ed è forse più forte. Andiamo ad aprire le nostre 4 buste. Allora, Koffing, carta nuova, bomba vola via, una sola volta durante il tuo turno, quando scarti questo Pokémon per effetto di Velia,
Puoi mettere un segnalino danno su ciascuno dei Pokémon del tuo avversario. Metti i segnalini danno dopo l'effetto di Velia. Velia cosa dice? Dice scarta fino a due Pokémon, non GX, non EX, dalla tua mano. Per ogni Pokémon che hai scartato, peschi tre carte e una carta supporter. Quindi questo è carino. Purtroppo non ci possiamo costruire un mazzo da pre-release perché abbiamo trovato una base acqua e fuoco. Metterci anche dello psico non ci vedo un granché, insomma. Nospas, Snorant, Rockruff, qua c'è la Reverse, vuol dire che sotto c'è la rara. Il codice. Oh, un altro pezzo di evoluzione di Empoleon, Clefairy, un'altra pattinatrice, dovrebbe esserci l'energia, e qua la rara, un Marshadow. Allora, Marshadow è molto forte, questo Marshadow andrà a sostituire Mimikyu di Guardian Rising, poi ristampato promo, che comunque è ancora legale, all'interno del mazzo Malamar. Mimikyu che attacco ha? Dice che puoi usare uno degli attacchi usati nell'ultimo turno dal tuo avversario, cioè se il Pokémon attivo del tuo avversario ha usato un attacco, usi quell'attacco al posto di questo, purché non sia un attacco GX. Costa uno viola, uno incolore, una psico, una incolore. Marshadow è vero che lo fa pagare uno in più, lo fa pagare due in colore invece che uno, ma in un mazzo come Malamar non vi cambia, ok? E dice, scegli un attacco non GX del Pokémon attivo del tuo avversario e usalo al posto di questo attacco. Cioè, ha più versatilità. Se vi immaginate di avere davanti un Reshizard che vi attacca con oltraggio, voi invece di fare oltraggio usando copione di Mimikyu, potete usare fiammata implacabile, quindi insomma forse un pochettino più utile. Vediamo quest'altra. Allora, Pikachu carino con elettrococcola, perché con il motore di Emolga potete andarvelo a cercare. Flabébé e Clefairy. Il codice, una bambola. La Pokebambola di Lilia è praticamente una carta strumento che voi potete giocare durante il vostro turno, quindi non potete partirci, non è un Pokémon. Però quando la giocate dovete considerarla come se fosse un Pokémon base in colore con 30 di vita, che non può attaccare, non può ritirarsi e non dà premio quando viene messo KO. Heracross, Pangoro, che è un panda, l'energia acqua e uno Steelix. Allora, Steelix carino con il Poké Fanatico, che vi cerca i Pokémon con ritirata 4. Lui dice, con una doppia, quindi se volete segnargli una tripla, se volete usare la meccanica Welder, eccetera. Dice, scarta un qualunque numero di Pokémon che ha in mano che abbiano costo di ritirata esattamente pari a 4. Questo attacco infligge 50 danni per ogni carta che è scartato in questo modo. Allora voi iniziate, ve li cercate con Poké Fanatico, li scartate e così via. Sono 200 pizze ogni volta. Non è forte, ma non è neanche scarso. Ora, altra busta. Insomma, per un mazzo Happiness ci sta. Allora, andiamo subito al codice, così avete tempo di tirarlo giù. Cricketot, che è il piccolo di Cricktune. Aipom, Wubat, Eevee, Ducklet. Abbiamo la Reverse, quindi andiamo al contrario. La mossa Z. Ho una chiappa Pokémon potenziato. Questo è forte. Vibrava, l'energia. E dietro abbiamo un Magneton Reverse. No, Reverse, Holo, scusate. Magneton è carino, è una carta carina che può darsi, vedremo, ai tornei. Dice, una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi cercare nel tuo mazzo fino a tre carte aiuto, mostrarle e aggiungere le carte che hai in mano. Poi rimescola le carte del tuo mazzo e se hai cercato nel tuo mazzo in questo modo, questo Pokémon viene messo KO. Allora, voi immaginate che nel vostro T2, cioè voi fate Magnemite e poi lo evolvete, nel vostro T2 vi andate a cercare Surge e altre due supporter che giocherete, perché lui ve ne cerca tre, una è Surge,
quindi è carino. Acchiappa Pokémon potenziato è forse la carta più forte che ho trovato in questa busta. Dice, puoi giocare questa carta solo se scarti altre due carte dalla tua mano. Come effetto dice, scambia uno dei Pokémon GX o EX nella panchina avversaria con il suo Pokémon attivo. Sostanzialmente, scartate due, pigliate un Pokémon GX dalla panchina avversaria e lo portate avanti. È molto forte, è più forte forse del Custom Catcher per certi aspetti, perché comunque vi basta avere lui in mano e due carte X, mentre di Custom Catcher dovete averne due, cioè dovete avere due Custom Catcher proprio. Andiamo all'ultima. Andiamo all'ultima e abbiamo il codice. Vediamo. C'è qualcosa di luccicoso sotto. Oh, allestimento del professor Oak. Ve la spiego subito. Allora, dice, cerca nel tuo mazzo fino a 3 Pokémon base di tipo diverso e mettili nella tua panchina. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Così, a prima vista, mi viene da immaginare un mazzo Malamar, per esempio, che gioca Ditto. Quindi voi avete Inkay, Ditto e Jirachi. Sono 3 Pokémon di tipo diverso. E Jirachi non potreste prenderlo con Professor Elm. Tac, avete Professor Oak. Quindi non è da sottovalutare, non è da buttare via, è una carta comunque da tenere in considerazione. Energia, e qua dietro c'è... Qua dietro c'è, vedete? Oppa! C'è un Charizard e Braixen, attenzione! Questa... Questa è stata veramente una botta di fortuna. Charizard e Braixen ha 270 punti salute. È un tag team ovviamente GX, ha un attacco che costa 4 energie come il vecchio Reshizard, ma non fa 230, fa solamente 180, ma vi fa cercare nel vostro mazzo 3 carte qualunque ve le fa aggiungere alla mano, senza rivelarle, senza nulla. Dopodiché con il GX fa una rossa più, una energia fuoco più. Assegna a piacimento ai tuoi Pokémon 5 carte energia base dalla pila degli scarti. Dopodiché, se questo Pokémon ha almeno un'energia extra assegnata in aggiunta a quella del costo dell'attacco, il Pokémon attivo del tuo avversario viene bruciato e confuso. Cioè, nel momento in cui vi serve riassegnare qualche energia e non avete ancora usato il GX, voi con 2 energie fuoco assegnate a Charizard e Braixen, vi riassegnate le energie dagli scarti a vostro piacimento, in più bruciate e confondete il Pokémon attivo avversario. Non è veramente niente male questo Pokémon. Io lo vedo molto giocato in Greenzard, cioè in Charizard e Green. Io credo, dovessi giocare un mazzo, giocherei 2 Charizard e Braixen e un Reshizard, più i 4 Volcanion soliti o il Megalopanni. Megalopanni fondamentale, cioè vi fa quasi vincere le partite da solo. Però questa è stata veramente una botta di fortuna. Ora io vi lascio qualche istante, costruisco un mazzo velocemente, ok? Dopodiché ci ritroviamo e vi faccio vedere che cosa ha partorito la mia mente con le carte che ho trovato. Quindi a tra poco. Bene, allora, dopo aver pensato, in realtà non molto, perché le carte che ho trovato sono più o meno quelle,
ho deciso di puntare sulla linea di Emboar solo perché ho trovato Charizard e Brixen, altrimenti forse Empoleon sarebbe stato un po' più performante. Però non mi dispiace, il rosso mi piace. E ho giocato 4 Tapping, 4 Pignite, 2 Emboar, 1 Entei, ovviamente Charizard e Brixen. Dopodiché 2 Patinatrici, visto che abbiamo molte energie, perché abbiamo un'energia pesca e 17 energie fuoco. Poi una Rina, un'ospitalità di Erika, Lilia, tattica di blu, 2 Communication, una bambola che non si sa mai, può sempre essere utile, la mettete in panchina, vi fanno un capo, uscite con la bambola e temporeggiate un turno, e una chiappa Pokémon potenziato, perché chi lo sa se il vostro avversario magari gioca un GX, l'ha trovato anche lui, potrebbe essere un GX Erba, un Venusaur, e voi fate ok, acchiappa Pokémon e KO con Charizard, perché no? Questo è un po' quello che potrebbe venire fuori a un eventuale torneo Sealed pre-release, ma pre-release ormai no perché l'espansione è uscita ufficialmente il 1° di novembre, però un torneo Sealed, quindi potrebbe uscire qualcosa del genere. Cos'altro aggiungere? Io spero di esservi stato utile, spero vi siate divertiti a guardare la mia costruzione del mazzo per un torneo Sealed. Detto questo, dal vostro professor Vinch è tutto per oggi, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ciao!